La festa patronale di San Cataldo, in Corato, è il richiamo di tutta la comunità cristiana, ma non solo, di tutta la città, a vivere una comunione, una comunione di intenti e anche una unità. E il segno di questa comunione e di questa unità è proprio la santità di San Cataldo. Corato ha una devozione profonda, radicata sin dal 1500 e celebra il suo patrono non solo in questa circostanza estiva, che è di richiamo anche per i forestieri, ma celebra anche il 10 maggio e ancora di più in marzo, quindi in tre circostanze dell'anno il popolo si raduna per venerare il suo patrono. In questa festa che coincide con la 21ª domenica del tempo ordinario, il popolo è chiamato a rinnovare la sua fede in Gesù Cristo, quella fede che San Cataldo annunciava, il Vangelo che è Gesù. Lo dobbiamo annunciare anche noi oggi con la vita. Annunciato in queste terre dal Santo Vescovo Cataldo, benediciamo il Signore, a lui l'onore e l'onore. Benediciamo lo Spirito Santo che attraverso il ministero del Santo Vescovo Cataldo ha generato un popolo saldo nella fede, forte nella speranza, radicato nell'amore. Con il vicario zonale della città di Corato, Don Giuseppe Lobascio. La sua prima esperienza di vicariato in questa città nella festa patronale. Non posso parlare ancora di esperienza perché, insomma, è un mese circa che sono stato nominato, quindi stiamo cercando, per quanto è possibile, anche dialogando con i sacerdoti, di impostare un lavoro per il futuro. Come vive la comunità religiosa la festa patronale? Anche perché comunque lei l'ha vissuto in altri momenti. Ma da quello che ho avuto modo di notare in questi giorni, in cui c'è stata sia la preparazione che la festa, c'è stata una notevole partecipazione. Io penso che la gente sia molto legata alla figura del santo. Il limite forse negli anni è stato quello un po' di, diciamo, bistrattare questa figura, perché sembra quasi che il santo patrono appartenga a qualcuno e ad altri no. Invece proprio l'immagine più bella è quella di una comunità cittadina che si muove intorno al santo proprio in occasione della sua festa. Più legato la figura del santo, l'adorazione, comunque il vissuto ai giovani o agli anziani? C'è una partecipazione sicuramente di persone adulte e anziane, poi c'è anche una grande e una notevole partecipazione di persone che vengono da fuori, quindi soprattutto quest'anno devo dire c'è stato, mi sembra che ci sia anche un incremento delle persone che sono emigrate o parenti, figli, nipoti di emigrati. I giovani devo dire che si sono avvicinati anche per curiosità a questa figura, questa è anche una cosa bella. È chiaro che la dimensione della tradizione bisogna sempre ravvivarla, perché la dimensione anche delle generazioni che vengono, le nuove generazioni, bisogna fare in modo che le stesse si leghino anche attraverso la testimonianza di chi viene prima. C'è un'esperienza che lega un po' il santo e proprio il suo modo di essere parroco. Il santo era partito dall'Irlanda perché andava in Terra Santa, quindi ha fatto questo viaggio. Lei ultimamente arriva da un viaggio in un'esperienza fatta in una diocesi diversa. Quanto ha aumentato, diciamo così, o cosa le ha dato questa esperienza proprio nel suo vissuto pastorale? Innanzitutto l'esperienza vissuta, anche se breve, un anno nella diocesi di Casale, era orientata per cercare di realizzare un gemellaggio, che poi non è andata a buon fine per tanti motivi, ma a prescindere da questo, l'esperienza di Casale è stata un'esperienza molto bella perché
mi ha posto nella condizione di rimettermi in discussione e di concepire l'idea missionale, l'idea della missionarietà del sacerdote. E devo dire che forse noi sacerdoti dovremmo fare esperienza innanzitutto di cambiamento all'interno della diocesi e poi anche qualche esperienza fuori per rimetterci in discussione e metterci proprio noi alla prova per vedere come e in che modo quel Cristo in cui crediamo ci permette di essere strumenti, mediatori di questa esperienza che noi viviamo in prima persona con Lui e che siamo chiamati anche a trasmettere alla gente. Lei parlava di primo mese di vicariato qui nella zona pastorale di Corato. Ecco, cosa ci aspetta per quanto riguarda soprattutto i cittadini di Corato? Cosa darà di questa esperienza, anche magari legata a Casale, o proprio cosa darà di suo alla Chiesa di Corato? Io personalmente la prima cosa che mi è venuta in mente nel momento in cui il Vescovo ha fatto questa scelta è stata quella di innanzitutto cercare di creare un'esperienza di comunione tra i sacerdoti. Perché io sono convinto di una cosa, che il popolo di Dio, la gente, nella sua semplicità e nella sua bellezza, riesca a dare molto di più se c'è e se vede soprattutto una comunità di sacerdoti che si muove all'unisono, si muove insieme. E io penso che noi sacerdoti dovremmo partire proprio da questa idea di realizzare qualcosa insieme per cercare proprio di dare questa testimonianza e soprattutto di trasmettere soprattutto ai giovani, alle nuove generazioni, che la vita cristiana è bella ed è qualcosa che non divide ma accomuna. Cerchiamo di avere sempre un atteggiamento di preghiera, perché la processione è sinonimo di pellegrinaggio, quindi il pellegrinaggio significa pregare. Comunità cittadina di Corato in festa. Sono con il sindaco della città di Corato, Massimo Mazzilli, una comunità che si ritrova nella festa patronale. Sono quelle occasioni in cui ti rendi conto innanzitutto di quanta gente c'è in città, quanta gente vuole rinsaldare il rapporto con la città perché magari per varie vicende si è allontanata. Con l'occasione mi fa piacere salutare i rappresentanti delle associazioni decoratine a Grenoble, a Torino, che abbiamo visto qui in giro con parecchi nostri altri concittadini, ed è uno di quei momenti in cui si vivono praticamente le tradizioni e la storia. Io, a titolo di aneddoto, qualche giorno fa ricevevo qui in comune un signore che vive nelle Marche, che era venuto qui per lavoro a trovarmi. E la prima cosa che ha detto: sindaco, complimenti a lei e alla città, perché essere qui si respira il clima proprio di quelle che erano le feste di una volta, dove le comunità appunto si stringevano, riscoprivano le vecchie usanze, magari anche di natura culinaria,
Abbiamo trascorso Ferragosto ed è bello vedere ancora nei nostri vicoli le barche, immagino in ogni singola casa dove si è potuto festeggiare i vecchi lampioncini di carta, e quella della festa patronale, che è un appuntamento nel quale la città storicamente, ma anche i singoli cittadini, si facevano trovare belli pronti, l'abito nuovo da sfoggiare, la pettinatura per le signore fatta in un certo modo, e così anche la città. Noi abbiamo lavorato alla Crementi, io ringrazio l'ASIPU, gli uffici, i vigili urbani, tutta la mia amministrazione, tutti quanti, insomma, ci siamo prodigati anche per far trovare una città decorosa. In modo tale che chiunque, vuoi per le radici o vuoi perché si avvicini in questa occasione alla nostra città, possa conservare un bel ricordo, al di là dello spettacolo delle luminarie, lo spettacolo pirotecnico e gli eventi musicali di intrattenimento per i vari gusti che ci sono stati. Insomma, il cuore di questa città, perché il simbolo un po' con le quattro torri di questa città, pulsa e si riunisce ed è tutta vicina naturalmente al suo sindaco e al santo. Ma il sindaco è al servizio della comunità, questo va detto, fa piacere constatare, insomma, il gradimento quando si incontrano i nostri concittadini. Però sono quelle occasioni importanti. Io voglio ricordare che le feste patronali in Puglia, insieme ai riti della Settimana Santa, stanno diventando di quegli fatti, di quei momenti che vengono messi oramai in vetrina anche per accogliere i turisti. Sicuramente questo è un altro aspetto molto molto importante. C'è l'aspetto religioso, quello proprio del vivere la festa in chiesa. Mi ha fatto piacere constatare una grandissima affluenza nei vari momenti che ci sono stati nella chiesa matrice o durante la processione o anche nel chiostro comunale, i momenti di preghiera, perché ecco, nel rispetto dei credi religiosi, per carità, così deve essere, però queste sono le occasioni in cui magari un pochino più intimamente ci si raccoglie attorno a quello che è il santo patrono. Quest'anno poi c'è una novità che io con la mia amministrazione ho voluto sostenere. Sapete benissimo quanto ci tengo affinché i nostri ragazzi possano esprimersi. Anche nel cartellone dell'estate coratina abbiamo lasciato ampissimo spazio, soprattutto a quello che è il fermento locale, perché se non diamo noi opportunità ai nostri ragazzi o in generale a chiunque ha un talento, si voglia cimentare in qualche manifestazione artistica, e quindi abbiamo dato ampio spazio. E avevo ricevuto nei mesi passati una proposta da parte del Forum dei Giovani di mettere a conoscenza della città, in un modo un pochino alternativo, quella che è la storia del santo patrono. Voglio ricordare che noi quest'anno abbiamo avuto anche la presenza di una delegazione di San Cataldo della Deputazione di Taranto, perché c'è questo legame fortissimo, c'è tutto un lavoro che stiamo cercando di portare avanti, e ora ci arriverò con la storia del fumetto, di tenere il legame anche con l'Irlanda, perché l'origine di San Cataldo è di vescovo irlandese. Io ho già parlato con l'ambasciatore italiano a Dublino, proprio per cercare di avere, abbiamo contatti tramite Cuore della Puglia anche con la compagnia Ryanair irlandese, proprio per cercare di capire se c'è la possibilità di imbastire qualcosa da questo punto di vista, ecco la sinergia con Taranto. E quindi il Forum dei Giovani, due ragazzi nostri, Gabriele e Zuccaro, avevano proposto, dice, perché non romanziamo per fumetti la storia di San Cataldo, perché probabilmente a molti sfugge, cioè devo dire anche a me stesso, sicuramente sì, la conosco, però ci sono degli aspetti storici che è opportuno vengano messi a conoscenza. E quindi abbiamo visto nel chiostro questo lavoro a fumetti di altissima valenza artistica, che resta patrimonio del comune e che ha visto la curiosità di molti concittadini. Ma questo ci servirà anche se appunto faremo qualche incontro, qualche manifestazione, organizzeremo qualcosa che abbia lo scopo di valorizzare attorno alla figura del santo patrono di San Cataldo anche un flusso turistico di ritorno. Spogliandosi un po' dalle vesti di sindaco, è difficile, però un ricordo magari dell'infanzia legato a Massimo Mazzilli nella festa patronale. Le giostre. Era quello che si faceva con gli amici, ovviamente nel sano divertimento.
Io sono contento di constatare, comunque io devo ringraziare, abbiamo fatto un grandissimo lavoro in termini di mobilità e sicurezza. Quest'anno ci sono stati più coordinamenti tra le forze di polizia, io ringrazio indistintamente i carabinieri, la polizia di Stato, la guardia di finanza, il nostro corpo dei vigili urbani, ma anche la vigilanza privata, perché abbiamo voluto creare le condizioni di vivere in sicurezza sia il centro cittadino ma anche il Luna Park. Si viveva l'esperienza, si aspettava San Cataldo perché poi si faceva un pochino i ganzi con le ragazze, si offriva il giro alla giostra, magari quella più in voga che c'era, ricordo quando si era ragazzi, il Tagadà, dove magari qualcuno un po' avventatamente cercava di mettere in mostra le doti di equilibrista e poi puntualmente faceva una brutta figura perché l'esercente lo sfidava nell'azionario il Tagadà. Era quello, però era anche l'occasione di potersi ritirare più tardi con il consenso dei propri genitori, ma non tanto noi ragazzi quanto le ragazze, perché sta la festa, quindi ci tratteniamo un po' in giro. È fondamentalmente questo, un sano divertimento. Ovviamente per noi ragazzi all'epoca poteva essere le giostre, però ricordo i miei genitori che ma così come tantissimi altri, e così com'è ancora oggi, non si perdevano i concerti bandistici, dove poi magari al giorno dopo, quando ci si sedeva a tavola, mio padre era un intenditore, esprimeva il suo parere, però c'era il primo violino, c'era il maestro che suonava la cornetta, il maestro era bravo, questo brano l'ha fatto bene, l'ha fatto male, e sono tutte tradizioni e sono tutti gusti e opportunità che io credo anche in una veste di sviluppo turistico e attrattivo noi dobbiamo assolutamente mantenere. Io ho visto quest'anno anche un maggior coinvolgimento, innanzitutto la deputazione ha fatto un ottimo lavoro da questo punto di vista, hanno predisposto i gadget, hanno svolto un lavoro già dai mesi precedenti per cercare di alimentare e sostenere, perché come tutte le cose serve il sostegno economico. Io auspico anche per il futuro un maggior supporto da parte dei nostri imprenditori locali, dei nostri esercenti, che a proposito di questo, però mi riservo poi di farlo con dati effettivi alla mano, adesso sto solo riportando quelle che sono le impressioni, quello che è il polso da parte di molti esercenti che ho incontrato anche girando tra i vicoli, mi hanno attestato, e questo è un elemento di soddisfazione che ovviamente ricade per bontà sul lavoro dell'intera amministrazione, mi hanno attestato che sui coperti che loro ogni giorno allestiscono e quindi servono, c'è sempre una maggiore presenza di turisti stranieri. Ma non stranieri, non solo dei paesi vicini, proprio stranieri. Ecco perché non ci stancheremo mai di far trovare la città pulita e accogliente, un lavoro difficile che richiede ovviamente la collaborazione anche dei cittadini, e io a questo faccio sempre appello, perché una cartaccia in meno buttata è una cartaccia in meno da raccogliere, ed è sempre più bello vedere, è un lavoro sul quale bisogna essere molto attenti con le risorse a disposizione, però insomma faremo in modo che chiunque venga a visitare la nostra città, il nostro territorio, possa dire di aver avuto una buona impressione, e ritengo che anche nell'occasione della festa patronale oramai trascorsa siamo riusciti a dare questa impressione. Quindi Sindaco, arrivederci alla festa patronale San Cataldo, edizione 2016. Addio volendo, sì, ma di sicuro, questo, ecco come dicevo, è l'invito che faccio, ma su questo ci intendiamo bene sia con la deputazione, ovviamente colgo l'occasione per ringraziare anche Sua Eccellenza Monsignor Picchieri, tutto il clero coratino, l'incentivo è quello appunto alla deputazione, ma anche ai nostri imprenditori, sosteniamola la festa, anche perché poi l'amministrazione fa quello che può offrendo il concerto, quello che abbiamo avuto con Fausto Leali, però se tutti quanti ci mettiamo un pochino più di nostro potremo esserne tutti quanti più
più orgogliosi. Noi come amministrazione ci sforziamo di fare il massimo. Se a questo si uniscono i singoli cittadini, le imprese, gli esercenti, alimentando questo processo, potremo avere soddisfazioni maggiori in tal senso. Quindi arrivederci, sperando e augurando ogni bene a tutti. Sono con il presidente della Deputazione Maggiore di San Cataldo, Aldo Scaringella, comunque abbastanza conosciuto anche ai nostri telespettatori. Allora, com'è vivere questa festa? Siamo proprio nel pieno della festa. Bene, nel pieno della festa, ma soprattutto le varie difficoltà che abbiamo incontrato durante questo periodo. Però grazie a delle iniziative che abbiamo intrapreso, grazie alla Deputazione Maggiore di San Cataldo, la prima iniziativa è partita proprio nel mese di febbraio attraverso la collocazione di un salvadanaio in terracotta con l'effigie di San Cataldo, che sono state poi posizionate nelle varie attività commerciali di Corato. E gli stessi salvadanai chiaramente saranno ritirati a fine agosto per avere un resoconto di quello che è stato realizzato. Insomma, una partecipazione da parte della cittadinanza. Quindi chiunque potrà ancora farlo. E poi le libere oblazioni saranno poi utilizzate dalla deputazione per la copertura delle spese per la festa patronale. Beh, questa partecipazione economica con il contributo soprattutto dei cittadini e delle aziende sono state abbastanza preziose, perché almeno contribuiscono a coprire altri costi non coperti quindi dal contributo del comune. Quindi la festa non è sponsorizzata dal comune, questo ci tengo a precisare, ma è una parte quindi di questo costo, quindi per quanto riguarda le luminari, mentre per tutto il resto viene poi alle spese appunto della deputazione stessa. Anche perché ricordiamo, sono tre giorni, stiamo ancora vivendo, proprio siamo nel pieno della festa. I nostri telespettatori in questo momento stanno guardando le immagini di quello che è successo in questa festa, a partire dal sabato, la domenica e poi il lunedì. Bene, un bel programma. E la seconda iniziativa che abbiamo intrapreso è proprio riguarda l'abbinamento ai biglietti per i premi all'estrazione nazionale del lotto. Tutti questi premi in palio sono stati cortesemente offerti da diverse attività commerciali presenti in corso Garibaldi. Il costo del biglietto è di 2,50 euro e l'estrazione verrà proprio questa sera, quindi l'assegnazione dei premi, quindi potranno seguire l'estrazione del lotto del 25 agosto. Sono 5 premi per ogni ruota, quindi questa è la cosa. Abbiamo già venduto oltre 300 biglietti, quindi chiaramente il risultato è positivo. L'altra novità che di questa festa riguarda soprattutto l'iniziativa che abbiamo preso, quella dei gadgets fatti realizzare dalle ditte di Corato, Tangare Design. Sono dei gadgets con l'immagine di San Cataldo di varie forme e dimensioni. Il costo parte da un minimo di 2 euro e un massimo di 10 euro e questi gadgets chiaramente sono ancora disponibili, quindi anche dopo la festa patronale possono benissimo acquistare in forma di oblazione presso la sede della Deputazione in via Roma 84, quindi anche questo è un altro modo per raccogliere i soldi per coprire i costi necessari per questi tre giorni. Certo, per vivere questa festa. Ecco, l'ultima domanda che ti faccio, Aldo, è quanto è stata sentita questa festa da parte sia dei cittadini di Corato, però ricordiamo anche dai numerosi emigranti che poi ritornano proprio in occasione della festa, ma anche dalle persone delle città limitrofe. Beh, la festa viene sentita comunque, però ecco, voglio precisare, ci deve essere partecipazione massiccia da parte dei cittadini, quindi essere più attento un po' al santo e alla festa patronale di Corato che viene vissuta questi tre giorni, e soprattutto l'afflusso anche dei paesi limitrofi. Questo è un messaggio che voglio dare, chiaramente la festa è di San Cataldo e di tutti, diamole una mano, questo è il mio slogan, quindi spero che possa essere recepito. Yeah.
E parlando dei sapori della nostra Puglia, soprattutto all'interno delle feste patronali, sono qui con Michele Aucelli della pizzeria Le Coq, che ha organizzato un qualcosa di particolare, i finger food rivisitati con i sapori della tradizione. Sì, proprio per un po' far riscoprire a tutti i turisti che arrivano in quest'ultimo periodo, soprattutto grande accoglienza per i francesi che sono qui in città, quindi facciamo riscoprire tutti i prodotti tipici. Certo, per farli degustare in una serata abbiamo pensato al finger food, pratico. Certamente, sicuramente più pratico, ma soprattutto innovativo, l'innovazione che c'è oggi nella cucina. Che cosa mangeranno i turisti, ma anche i coratini stessi e chissà, magari anche gli avventori di altre città vicine? Come noi, infatti, partiamo dalla focaccia tipica coratina con del canestrato, poi passiamo alla tipica mozzarella vaccina aromatizzata con una citronette di fichi, con della percoca e poi infine con delle carote. E poi ci sono? Poi infine le orecchiette, la braciola e il panzerotto tipico coratino fritto. E per quanto riguarda le orecchiette e la braciola adesso andremo da un esperto, mentre tu invece che giri l'Italia, il mondo, l'Europa, ecco quanto la cucina tipica del sud, soprattutto quella pugliese, è vista e come è vista nel mondo? Beh, ormai possiamo dire che l'eccellenza oggi della cucina la ritroviamo soprattutto in Puglia. Infatti girando vedo proprio questo, la gente ci accoglie e vuole scoprire tutti i nostri prodotti tipici e vuole proprio sentire i nostri profumi. Allora, sta per partire, tu sei abbastanza preso, però per i nostri telespettatori diamo una ricetta veloce per fare l'ottimo panzerotto che naturalmente possono degustare questa sera o possono degustare un po' in tutte le sere, ma qual è il pizzico, la fantasia per il panzerotto? Il panzerotto sicuramente, siamo in Puglia, quindi rigorosamente con semola di grano duro, mozzarella, pomodoro e infine fritto in olio extravergine d'oliva. E naturalmente lo deve fare un professionista. Abbiamo parlato della tradizione e io sono qui con Antonio Quercia, perché cosa dobbiamo scoprire da questa pentola? Antonio, apriamo il coperchio, ecco qui, queste sono le famosissime braciole di cavallo. Magari più comunemente chiamate involtini, questa è la classica braciola del ragù nostro coratino, con carne esclusivamente di cavallo, del pecorino grattugiato, del pecorino a pezzi, con sale, pepe, prezzemolo e un pezzettino di lardo o magari pancetta o qualcosina. Però ecco, questa è dell'uva sultanina, dimentico, questa è la nostra tradizione, la braciola nostra tradizionale. E allora quanto è ancora nelle tavole dei coratini e di qualche parte della Puglia questa tradizione? Io spero che questa tradizione rimanga a lungo nel tempo, perché la domenica, almeno dalle nostre parti, senza il ragù non è domenica, almeno così funziona a casa mia e penso nella casa della maggior parte, diciamo, dei coratini, pugliesi. Spero che rimanga a lungo perché anche le nuove generazioni imparino a cucinare o a prendere, imparino meglio l'arte del ragù, perché il ragù è un'arte, non si può cucinare così facilmente, perché solo le nostre nonne o le nostre mamme magari possono insegnarci al meglio a cucinare e a gustare un ottimo ragù. Allora, noi ti lasciamo perché la serata sta per cominciare, gli odori ci sono, purtroppo i nostri telespettatori non possono sentirli, ma qui ci sono gli odori. Allora, buona serata e buona presentazione dei piatti tipici della nostra città. Grazie, grazie.